Sì, grazie Luca, un saluto a tutti gli amici all'ascolto in diretta al TG8 con Carlo Di Fabio, presidente dell'Unibasket Amatori Pescara. Intanto, prima di guardare alla prima di ritorno, per fare un bilancio di quello che è stato il girone d'andata che ha consacrato Pescara nell'elite del campionato di Serie B con l'accesso per il secondo anno consecutivo alla Final Eight. Un grandissimo girone d'andata, un secondo posto conquistato meritatamente con un largo vantaggio, nonostante la sconfitta dell'ultima giornata, con un largo vantaggio sulle seconde, quindi non posso non essere assolutamente soddisfatto e contento del risultato ottenuto. Che cosa ha detto questo girone d'andata? Chi è stata la squadra rivelazione? Se c'è stata una delusione, da chi si aspettava di più, un giocatore che le è piaciuto tanto? Ma oggettivamente tutti sapevamo che San Severo era di un'altra categoria, però non ci ha staccato poi di così tanti punti. Credo che Giulianova e Fabriano abbiano dimostrato magari di valere qualcosa in più che nei pronostici. Oggettivamente non sta a me dire che insomma magari Chieti e Nardò sono un pochino sottodimensionate. Ecco, a proposito di Nardò, è il prima di ritorno tra due giorni, quindi 48 ore, contro il grande ex Drigo. Che partita si aspetta? Ma grande ex, un parolone, giochiamo contro una squadra sicuramente molto competitiva, ripeto, sottodimensionata in classifica secondo le potenzialità, su un campo difficile dove l'anno scorso abbiamo preso una bella batosta, andiamo lì convinti di fare una buona partita, andiamo lì assolutamente per vincere, poi non me l'aspetto, ma se Drigo farà una grande partita gli stringerò la mano. Presidente, due battute prima di ridare la linea a Luca Pompei in studio. La prima riguarda l'immediato futuro. Pescara attenta sul mercato? Pescara sempre attenta sul mercato, però mi sembra una squadra che viene da 9 vittorie nelle ultime 10 partite, che si è qualificata per la Coppa, che è il fiore all'occhiello, credo, di tutto il progetto. Pensare di poterla correggere, seppur in meglio, in questo momento mi suona difficile. L'ultima su Stefano Raiola, sta dimostrando di essere un grandissimo allenatore per la categoria, ci sono voci che lo dicono pronto per la Serie A il prossimo anno, lo blinda Carlo Di Fabio a Pescara? Ma Stefano Raiola è sicuramente il valore aggiunto di questa squadra e di questo gruppo, è in scadenza di contratto, penso che come abbiamo trovato l'accordo in pochissimi minuti possiamo trovare, guardando anche i progetti che la società potrà offrire, sicuramente un nuovo accordo. Però quali saranno questi progetti importanti? Ma vediamo come si conclude l'anno, Pescara non si nasconde, vuole lottare fino all'ultimo per provare a vincere il campionato e quindi da lì ci daremo un'idea, però Raiola, ripeto, il valore aggiunto, i valori aggiunti si mantengono. Pescara, a Pescara è un uomo, è uno sportivo di riferimento e quindi l'Amatori non può far altro che fare carte false per mantenerlo. Grazie al presidente dell'Amatori Basket Pescara, Carlo Di Fabio. Luca, è tutto, ti restituisco la linea.